gli acchiappa sogni. C'era una volta, nel mezzo del nostro mondo, un gruppo di creature magiche conosciute come gli acchiappasogni. Tipo, hai mai fatto il sogno più incredibile in cui i tuoi desideri più profondi vengono esauditi e quando ti svegli ricordi solo piccoli frammenti? Bene, questo è il lavoro degli acchiappasogni. Guarda, ce n'è uno in azione in questo momento. Oh, cielo! Ariana è così carina! Non penso proprio che mi noterà. Ah, lei è così bella! Ciao, Timmy! Sei così carino! Tieni, questo è per te! Che sogno carino, piccolo amico! Non ti preoccupare! Lo terrò solo per te, sano e salvo! Sì, questo è quello che fanno. Mantengono i tuoi sogni in una bottiglia. Questo per impedire al malvagio Magnus di invadere quei sogni e trasformarli in orribili incubi. Passarono gli anni e gli acchiappasogni diffusero la loro aura durante la notte, proteggendo i sogni delle persone, fino a una notte, quando Magnus ricomparve. Adoro questo particolare incubo, è così divertente. Va bene, ragazzino, stai bene? Abbiamo un problema. Stasera ci riuniremo tutti al quartier generale. Quindi, più tardi quella notte, gli acchiappasogni si incontrarono nel loro covo per discutere dei modi per impedire a Magnus di provocare il caos. Parlarono e parlarono tutta la notte, cercando di trovare il modo giusto per sconfiggere Magnus. Dobbiamo distruggere Magnus. Ci deve essere un modo. Mendel ha ragione. Abbiamo bisogno di soluzioni, adesso. Ogni notte in cui Magnus è là fuori, migliaia di bambini soffrono. Il dibattito andò avanti ancora e ancora. Oh! Aspetta, quella persona lì. Questa è Sonia. Uno dei più potenti esseri magici dell'universo. Se qualcuno ha l'arguzia e il potere puro per escogitare un piano per sconfiggere Magnus, è lei. Chi vota per scegliere? All'improvviso, un'enorme ombra circondò tutti e buie tempeste attraversarono la stanza. Udirono un forte grido e poi ci fu silenzio. La tempesta di ombre si era placata e Sonia era scomparsa. Ah! Oh no! Sonia è scomparsa! Magnus l'ha presa! Cosa facciamo adesso? Gli acchiappasogni erano davvero turbati da ciò che era accaduto e cercarono di trovare un modo per salvare Sonia. Mendel usò il suo inferno magico per trovare una qualsiasi traccia di Sonia. Ma fu tutto invano. Nel frattempo Magnus aveva portato Sonia nel suo covo e l'aveva intrappolata in una stanza. Non puoi tenermi qui per sempre. Un giorno arriveranno i miei acchiappasogni e ti sconfiggeranno. Non se li catturo prima io. Presto prenderò il controllo di tutti i sogni e saranno miei per giocare. Tutti miei! Quindi, mentre il malvagio Magnus rideva come un matto, Sonia escogitò un brillante piano per sconfiggerlo. Sonia chiuse gli occhi e lanciò un messaggio in aria sotto forma di un uccello magico. Spero che questo arrivi in tempo, prima che sia troppo tardi. L'uccello magico volò attraverso il cielo notturno, arrivò nella casa di un uomo che dormiva ed entrò nel suo sogno. Non era altro che il nostro bambino Timmy, quello che abbiamo visto prima. Sì, ora è cresciuto, barba e tutto il resto. Ah, finalmente posso guardare la TV e rilassarmi. Timmy! Chi è? Non ho molto tempo. Mi chiamo Sonia. Sono ciò che chiamate un acchiappasogni. E sono stata catturata da un mostro cattivo.
Ho bisogno che tu vada alla cascata a ovest e che la attraversi. Dall'altra parte troverai la mia gente. Vai da Mendel e digli che sei stato scelto. Che cos'era questo? Strano. Coso? Questa è la stessa cosa che ho visto nel mio sogno. All'improvviso, la chiappa sogni iniziò ad oscillare, proprio come nel sogno. Questo non può essere. Ora devo andare dagli acchiappa sogni. E così, Timmy si diresse verso la cascata e, come da istruzioni, entrò e si diresse verso Mendel. Ah, Timmy, come sei arrivato qui? Ho fatto un sogno, e questa signora? Sonia? Sì, mi ha detto che sono stato... Scelto? Sì, aspetta, perché te lo sto dicendo se sai già tutto? Sei stato scelto per un compito molto importante. Il mostro malvagio Magnus ha catturato Sonia, la nostra leader, e dobbiamo salvarla e impedire a Magnus di dare a tutti solo incubi. Sei la nostra unica speranza. Ma perché io? Cosa mi rende così speciale? I tuoi sogni, Timmy, dicono molto di una persona e del suo cuore. E tu sei un'anima gentile e umile, quindi noi ti abbiamo scelto. Ma perché non puoi farlo tu? Con il suo bastone magico, Magnus può far addormentare gli acchiappasogni in un attimo. Solo il prescelto può sconfiggerlo. Ecco, prendilo. Questo è un amuleto speciale noto come Spinnerak. Tienilo vicino e ti proteggerà dagli attacchi di Magnus. E ti aiuterà anche a sconfiggerlo. Tutto quello che devi fare è dire Spinnerak, attacca! Proprio in quel momento il magico inferno di Mendel si accese di fronte a loro. Che cos'è quello? Questo è Magnus. È di nuovo là fuori. Durante la ricerca di Sonia ho recitato un incantesimo per rintracciare Magnus affinché potessimo trovarlo quando esce. Sembra che stia attaccando uno dei nostri. E Alaro, andiamo! Mendel schioccò le dita e lui e Timmy apparvero davanti a Magnus. Oh, guarda chi c'è! È Mendel! Stavo per catturarne uno, ma ora ho due acchiappasogni. La signora della fortuna mi ama davvero, oh no? Timmy! Dormi! In un attimo, Mendel e Alaro caddero a terra. Ciao, Timmy! E che cosa abbiamo qui? Non fare un altro passo, ti avverto! Che cosa hai intenzione di fare? Farmi del male con questo piccolo ornamento? Oh no? Qual era l'incantesimo? Spinnerak, carica! Oh no! Fa male così tanto! Oh no! Spinnerak, aiuto! Ti prenderò questa volta! Pensi di potermi attaccare? Ecco com'era! Spinnerak, attacca! Cosa sta succedendo? No! Tutti i suoi poteri furono risucchiati da Magnus e andarono nel suo bastone. Questo lo rese fragile e debole e cadde a terra. Ma come? Sono il prescelto. È mio dovere assicurarmi che le persone di questo mondo vengano tenute lontane da creature malvagie come te. Gli acchiappasogni ripresero conoscenza e guardarono Timmy in piedi con il bastone che fluttuava al suo fianco. Magnus fu catturato e fatto prigioniero nel quartier generale degli acchiappasogni
e Sonia tornò sul suo trono, sana e salva. Timmy, sapevo di aver fatto bene a scegliere te. Ci hai salvati tutti, e anche tutti i bambini piccoli. Quindi, ho qualcosa per te. Ecco il tuo vestito personale. Scegli se accettarlo. Questo significa... Sì. Diventerò un... Sì. Tutti gli acchiappasogni interrompono le fra... Sì. Sì. E così, Timothy Turner è diventato il primo membro umano degli acchiappasogni. Diffonde la sua essenza magica nei sogni dei bambini piccoli, aiutandoli a fare sogni d'oro ogni notte e proteggendoli dai mostri malvagi come Magnus.